Un saluto a tutti voi che state guardando questo video. Oggi è il 24 gennaio 2021 e sono qui per presentarvi un corso completo di apicoltura, un corso particolare che può essere di grande utilità. Questo corso è riassunto in una nuova pubblicazione che ho scritto, che è questa qui, di cui potete vedere la copertina, accompagnata, se si vuole, da due pubblicazioni satelliti, una riguardante l'autoproduzione in modo artigianale di nutrizioni liquide e solide, di cui ho già parlato in altri video, e un fascicolo che riguarda un adattamento della tecnica apistica in base ai cambiamenti climatici. Comunque, ognuno di questi fascicoli ha una storia autonoma, però insieme hanno una sinergia, diciamo, creano una sinergia che può essere molto utile. Allora, veniamo dunque all'argomento principale che è la nuova pubblicazione. In apicoltura oggi come oggi bisogna lavorare il più possibile in autonomia. Questo perché? Perché l'apicoltore deve lavorare seguendo un'alta qualità del lavoro e allo stesso tempo deve pensare a risparmiare riguardo ai costi che deve sostenere per tutta l'attività apistica. In questo specifico trattato parlo dell'autoproduzione l'argomento principale di questo trattato, ma ci sono anche altri argomenti, è l'autoproduzione di regine partendo da una genetica selezionata. È compresa ovviamente nella pubblicazione stessa un metodo per la produzione di celle reali finalizzate a produrre api regine. Questo metodo è suddiviso in due. È un metodo parte per principianti che permette di produrre molte meno regine ma di alta qualità, mediamente di alta qualità, e un metodo per più professionale, molto più professionale, che permette di produrre molte regine anche da una sola madre. Si parla di centinaia, se non migliaia di regine discendenti da una sola madre, però richiede una manualità e una tecnica che deve essere messa in prova. In ogni caso, tutte e due le tecniche sono descritte qui, in modo che l'apicoltore può fare tutte le sue prove, provare, anche sbagliare, perché dagli errori si impara sempre, fino a che si raggiunge un'autonomia. E non è poi una cosa così trascendentale, così difficile, anche usando il metodo professionale. Ci sono un paio di metodi per introdurre le regine fecondate, una volta fecondate, in altri alveari che non sono i suoi alveari di appartenenza dove sono stati fecondati. Quindi è importante saper fare questa operazione perché comporta l'accettazione della regina o il rifiuto stesso della regina da parte dell'alveare che la deve ospitare. Sempre in questa pubblicazione ci sono un paio di metodi per produrre nuclei o sciami artificiali, e questo è molto importante perché a seconda del metodo che si usa, diciamo che da una famiglia si possono ottenere uno o più nuclei discendenti. Quindi i metodi sono molto importanti per la formazione dei nuclei. Per concludere, c'è sempre nella stessa pubblicazione un metodo per produrre celle reali finalizzate a produrre gelatina reale, detta anche pappa reale. Quindi è un corso completo. Tutti i metodi che sono descritti in questa pubblicazione sono miei, cioè derivano da tecniche che ho sperimentato io. Mi sono in precedenza cimentato su tecniche più conosciute, più tradizionali, poi le ho trovate per alcuni aspetti insoddisfacenti e ho messo a punto dei metodi miei. Quindi questi metodi non potete trovarli da altre parti scritti perché
sono stati ideati da me stesso e sperimentati per anni da me. Quindi concludo dicendo soltanto quello che è la nostra attività principale come apicoltura, che è quella di produrre regine fattrici selezionate. Queste regine fattrici selezionate derivano da una selezione iniziata nel 1998, quando decisi di selezionare nel mio apiario dei ceppi di api che fossero maggiormente resistenti alle patologie, alle virosi e alla varroa stessa. La nostra attività, come dicevo prima, si svolge prevalentemente nel realizzare fattrici da destinare alla produzione di cereali in quantità. La fattrice da destinare alla produzione di cereali, se è selezionata, è sempre conveniente, perché ci permetterà di fare cereali durante tutta la stagione produttiva, che va dalla primavera fino alle porte dell'autunno. Questo ci consente anche di creare nel momento di primavera, insomma nel momento in cui si fanno nuclei, un maggior numero di nuclei, in modo che si possano sostituire delle eventuali regine mancanti durante la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. In tutti gli apiari, in questo periodo finale della stagione, manca qualche regina. E allora se noi, grazie all'autoproduzione di nuclei di cellule ali, riusciamo a produrre un certo numero di nuclei in più, possiamo utilizzarli a fine stagione produttiva, per rimpiazzare le regine mancanti o comunque per fortificare quei nuclei, quelle famiglie che sono deboli e che quindi devono essere rinforzate per attraversare il periodo invernale in sicurezza. Allora concludo dicendovi che se volete, se vi interessasse con qualcuna di queste pubblicazioni o tutte e tre, potete contattarmi o tramite mail, la mail del nostro sito, il nostro sito è www.apicolturareginaitalia.eu come Europa, oppure tramite la mail del sito, che è info@apicolturareginaitalia.eu, oppure tramite Facebook, Messenger, insomma, se volete mi potete contattare. Ecco. Un saluto.